Salve a tutti Simmers, benvenuti al mio canale, io sono Mariscelle e siamo nell'Animal Crossing Challenge con la Dias de los Muertos. Mancano pochissimi giorni, noi dobbiamo completare, siamo a 8 di 9, mancano 5 giorni e 2 ore. Voglio dirvi anche che dopo questa puntata concluderemo l'Animal Crossing, almeno per ora. Diciamo che concluderemo una prima stagione. Probabilmente più avanti, molto più avanti, la riprenderemo comunque perché mancavano svariati elementi, però per ora la concluderemo perché abbiamo davvero tante challenge nuove in corso. In più arriva appunto l'espansione Vita di Città che ci porterà altre nuove challenge, serie, eccetera, eccetera. Quindi intanto cerchiamo di concludere col teschio d'oro. Ovviamente i nostri sim li rivedremo spessissimo, ma questo lo scoprirete comunque più avanti. Stavamo chiedendo un teschio a questa signorina poco gentile, arrivederci. Ma ci ha già dato un teschio? Signorina, chieda un teschio. Chiedi un teschio, non farti ingannare. Allora, tu, un teschio, signore, la prego, un teschio. Stia qui. No, oddio, ho annullato l'interazione. Un teschio! Lo vuoi? No. Ah, ok, sì, ma è un doppione, ce n'è dato uno. Perché dovrei? Perché dovrei? Siamo amici. Parla di sogni, fai finta di niente, impara a conoscere. E chiedi un teschio. Invece tu potresti, sì, con lei. Ma lei è morta, è stanca morta, però. Ciao! Ci dai un teschio per grazia? Accidenti! Aspetti, aspetti signorina. Allora, anche lei, presentazione amichevole e chiediamo un teschio. Cerchiamo di fare tutto con lui, ma come vedete, la nostra Candice è morta di sonno. Ce la fai? Ce n'è un'altra qui, ma come facciamo, ragazzi? Come facciamo? Sono troppi. Ci vorrebbe Alice. Il teschio? No? Non ci dà niente. Un teschio, signorina. Qui, signorina. Chiedi un teschio. Ok, ce l'ha dato. Ma niente, non arriviamo al teschio d'oro? E lui? No, perché dovrei? No, aspetta. Se l'hai dato, sì. Lui sì. Lei no. Lei manco. Allora, presentazione amichevole. Chiedi un teschio e anche tu un teschio. Dai, avanti. No, lei se ne va, mannaggia! Buongiorno, ci dà un teschio, l'ultimo? Non vogliamo doppioni, grazie. Un teschio d'oro? Dai, sono simpatico. Sì? Sì? No? Se l'ha dato, ma credo che sia un doppione. Sì, esatto. Ci facciamo i soldi con questa cosa, praticamente. Invece lei no, cattiva, cattiva, cattiva. Allora, fai una cosa, vai a casa che non ce la fai proprio più, non ce la fai proprio più, hai anche fame. Tu vai da questa simpatica signora a chiedere un teschio. E invece lei ce l'ha dato. Lei anche. Vorrei che tornasse Alice per aiutarci. Lei? Sì, ce l'ha dato. Dai, parla con lei, concentrati sulla bionda. Vai dalla bionda. Scusi, stia qui, signora. Signora, scusi, eh. Scusi. Ecco, buongiorno. Ci potrebbe dare un teschio? Intanto lei è morta. Dai, vai a casa. Vai a casa. Ma come? Non ci calcola. Non è possibile. E lui legge, ragazzi. No, parla dei sogni e chiedi un teschio. Bloccala subito. Buongiorno, tu? No, niente. Si è già dato, qui c'è una nuova signorina anche. Scusi, non se ne vada, stia buona. Dai, un teschio, la prego. Il nono però. Niente, non riesce a parlare, cioè è scemo. Ah, non ci arriva. Presentazione amichevole e chiedi un teschio di zucchero. Io me la sento, ragazzi, è la signora anziana che ha il teschio. Me lo sento che è lei, non so perché, così, a naso è lei, ha il teschio d'oro. Dai, io so che lei ha il teschio d'oro, signorina, lo so. Me lo dia. No,
lei rifiuta, ma in realtà ce l'ha, spettegola sui vicini, non se ne vada, complimentati. E chiediamo un teschio di zucchero. Sì, dai, sono simpatico, no? Niente? Niente, eh? Allora, deve stare, signorina, vantati da famiglia, lamenti dei problemi, discuti le zone di... Ehi, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Resti qui. Chiediamo di nuovo il teschio. Avanti. Quanti festeggianti del Dia de los Muertos che stanno passando, che non possiamo calcolare perché siamo da soli, malamente da soli. Sì? Un bel teschio? Dai, dai, no? No? Niente? La prego, signora. Sì, ce l'ha dato, ma non è quello che cerchiamo, mannaggia! Mannaggia, mannaggia. Discuti, vediamo, chiedi un teschio, vai dritto al sodo, vai dritto al sodo. So che dovresti andare a fare qualcos'altro di sodo, però vai dritto al sodo. Un teschio, la prego, guardi, mi scappa anche la pipì per non dire altro. Guardi, lamentati dei problemi, insomma, fai tante cose belle e chiedi un teschio. Siamo quasi amici, le prometto che non la disturbo, però mi devi dare il teschio d'oro. Cioè, il teschio d'oro, che poi non è che si danno il teschio d'oro, mi deve dare il nono teschio, quel teschio che io non ho, me l'ha dato, grazie, ma non è quello che mi serve. Fantastico, siamo sfortunati, sfortunatissimi. La vedo ardua per il nono teschio, la vedo molto ardua. E non abbiamo neanche tanto tempo, c'è da dire. Ehi Nicolò, sono Jessica, verresti alla mia festa di compleanno o no? Per una volta lui ha detto no, ragazzi. Voglio concludere bene questa puntata. Ha anche molta fame, devo dire. Quindi magari prepariamo da mangiare griglia, salsicce e peperoni che sono leggeri. Tanto ti sei liberato di qualcosa. Avanti, vai a cucinare. Lavati le mani, complimenti e cucina. So che ci sono tanti sim che passano, ma... Ah, vediamo questo bambino se festeggia. No, non festeggia. Postino. Cosa fa il postino? Loro no, non c'entrano niente. Vabbè, vorrei che mangiasse anche. Non voglio che muoia di fame. Deve essere di buon umore, perché se siamo di buon umore sono sicura che andrà meglio. Ok, dai, mangia. Prendi una porzione e andiamo a caccia di teschi. Allora, mangia, 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 mangia. E vediamo se passa qualcuno nel frattempo. Qui c'è... Lei, colei, Jasmine. Qui chi passa non c'entra nulla. E dire che in tanti ci hanno dato il teschio, ma nessuno era quello giusto, ragazzi. Continuiamo a trovare doppioni. Io non ci posso credere. Vediamo lui. No, è solo brutto. Andiamo avanti. Lui sta piangendo. Comunque, tutti tristi qua a Ozy Spring, devo dire. È anche teso, deve divertirsi, quindi si potrebbe fare romanzia. Non so perché si divertono a fare romanzia, ma... Boh, fai romanzia. Se sei teso, fai romanzia. Allora... Dai, dai. Qualcuna col teschio? No, questa non celebra, vero? Lei non celebra, signorina? No. Vediamo un po', vediamo un po'. Perché se no cambiamo lotto. Proviamo ad andare da qualche altra parte. Vi prego. Vi prego. È molto molto difficile questa sfida. Oh, Alice è tornata nel frattempo. Io andrei a Windburg con Alice, ma è triste perché è sola, ma non ti preoccupare, ti faccio parlare io. Allora, intanto portiamola qui. Ciao Alice. Finalmente sei tornata. Io direi che possiamo anche viaggiare con te. Ed eccoci qui con Alice, con vari papabili portatori di teschi. Vediamo un po'. Papabili dico perché probabilmente non ci daranno nulla. Vediamo un po'. Chiedi un teschio? Sì. Con lei ho fatto anche amicizia. Forse ce lo dà? Dai, avanti. Ce lo dai? No? Ma come? Eravamo amiche io e te. Teorizza sugli alieni. Barzelletta TikTok. Rallegra. Avanti. Raggio congelato. No. Complimento sincero, sì. Dai, è un bel teschione, eh? Dai, su. Stiamo parlando come se non ci fossero domani. Speriamo che se ne vanno via tutti. Un teschio
teschio, no, dai, non lo teschio, dai, su, sì, ce l'ha dato e non ci serve a niente, viva, 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 meglio di così non si può, vediamo se questi hanno qualcosa, un teschio, a questa signorina qua, scusi, signorina, chiedo a lei perché siamo disperati, perché dovrei, va bene, racconto una storia buffa, racconto la barzelletta sugli alieni, spero che gli piaccia la comicità, discuti di lavoro, e chiediamo un bel teschione, dai, dai, il problema è che stiamo dando anche il teschio, il fatto è che non è quello che vogliamo noi, è un problema, su, il nono teschio, ne manca solo uno, avanti, avanti, no, sì, ce la dai? Sì, no, ancora no, ma come, siamo amici forse, vabbè, aspettiamo sui colleghi, racconta la barzelletta, lei ce l'ha, giusto per capire, no, lei non ce l'ha, non ci importa niente di lei, quindi, condividi foto, su, complimento sincero, e chiediamo un teschio, vai Alice, mi fido di te, un teschio? Sì? Sì, ce l'ha dato, e non è quello che vogliamo noi, mannaggia, è veramente brutta sta cosa, brutta, brutta, brutta. Fantastico, tutti doppioni, benissimo, ma benissimo, veramente bene. Veramente, veramente non ho parole di quanto siamo fortunati. E non arrivano altri sim, fantastico. Mannaggia però ragazzi, potremmo provare a tornare in quella locanda in cui ogni tanto passava qualche sim mascherato. Giusto per sicurezza, perché mi sembra che a Willow Creek non ci sia niente. Oppure torniamo di nuovo a Oze Spring, proviamo. Ok, siamo a Oze Spring. Ho portato una papabile teschiatrice, come si può dire quando offrono teschi. E anche Candice, che forse si è ripresa. Però no, è papabile, ma teschi non ne ha, quindi aspettiamo. Aspettiamo che arrivi qualcuno, se arriva qualcuno, se non arriva nessuno, non lo so. Sono un po' disperata, devo dire. Sì, giocate, giocate, non vi preoccupate. Il fatto che abbiamo un tempo limitato, alla fine mancano 4-5 giorni, non è che manchi molto, effettivamente. Se non troviamo teschi è un problema, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Avevo messo in pausa tutto perché comunque ero lì da un'ora, di più di un'ora, veramente a cercare il nono teschio, ma ce l'abbiamo fatta, è comparso. Guardate qui, il nono teschio, congratulazioni, l'unità familiare ha completato la sfida Dia de los Muertos. Per riscuotere il premio colloca ciascuno dei 9 teschi distinti in un espositore di teschi di zucchero. Seleziona quindi l'interazione Onora i Morti per acquisire un teschio di zucchero dorato e alcune interazioni potenziate con il tristo mietitore. Beh ragazzi, andiamo a casa e andiamo subito a mettere i teschi e a onorare appunto i morti. Quindi concludiamo anche Halloween in questa maniera, direi che è ottimo. Vai a casa, ci interessava solo il teschio, vai, 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 vai. Oh, eccoci qui, finalmente ci siamo, ragazzi. Finalmente, finalmente non ci speravo più. Quindi mettiamo tutti i teschi mancanti. Chi abbiamo qua? Kevin, sei tu? Allora, poi abbiamo Graham. Ok, perfetto. Abbiamo costui Joe, che però abbiamo già. Quindi gli altri teschi sono dagli altri. Kevin lo abbiamo. Joel, no, Joel ci mancava proprio Joel. E chi è questo? Howard, Howard ce l'abbiamo. Abbiamo anche Jeff. Ok, e questo è Michael. Ce l'abbiamo Michael? Sì, ce l'abbiamo Michael. Quindi chi ci manca? Art, Art. Ok, ci siamo. Possiamo onorare i morti. Vediamo. Sì, fantastico. Facciamolo con la nostra Alice, direi, che è la vera protagonista del tutto. Avanti, vai a onorare. Su. E vediamo un po' cosa accade. Teschio d'oro. E lei ha cambiato abito. E ha anche una nube inquietante. Ah, beh, sta anche bene così, ragazzi, devo dire. Vediamo un po' le interazioni con gli altri sim, come sono. Raggio congelante, chiede la scuola, amichevole, abbraccialo. È un po' inquietantina, devo dire, sì. Complimento sincero, abbraccia, amichevole, sì. No, 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 è tutto uguale, però ha questa cosa, vediamo. Se
Celebrante del Día de los Muertos, per aver onorato i morti, Alice ha qualcosa di cui discutere con il tristo mietitore. Si scherza, è probabile che si comporteranno da amiconi, anche se dovesse presentarsi, anzi, magari si entusiasmeranno per le rispettive collezioni di teschi di zucchero. Se Alice farà da celebrante, avrà un'alta probabilità di riuscire a salvare la vita di un altro sim, implorando il tristo mietitore. Potrà così migliorare rapidamente la propria relazione con lui. Accidenti! Ho capito, beh, insomma, serve a poco, però siamo contenti. Io ho trovato tutti i teschi, tutti vengono a vedere, anche da quanto vedo. Lei è molto carina, va a parlare con il bambino attraverso la porta, ci parla. Benissimo, abbiamo trovato anche tanti elementi. Il bambino era in procinto di crescere, devo dire, anche la madre era in procinto di crescere. Voglio concludere il tutto con un compleanno, cucina, e cucina una torta hamburger. Perché sì, ragazzi, visto che questa è l'ultima puntata, concludiamo con il nostro piccolino Federico che cresce. Direi che è proprio il minimo. Dai, ce la puoi fare, eh? Sì, dai che sei brava, alla fine stai imparando a cucinare. Hai quest'aura inquietante, però alla fine, insomma, non c'è problema. Vediamo qui cosa fanno, giocano. Vediamo se c'è qualcosa in posta, tra l'altro. Prendi posta. No, non c'è niente. Avevamo tante rane, tante cosine, tanti teschi. Ma questa è l'ultima puntata, almeno di questa prima serie. Quindi sicuramente nel titolo lo scriverò. Scriverò fine. Fine challenge, perché effettivamente è finita questa parte di challenge. Tu bimbo che stai giocando con non so cosa. Ah, con questo stai giocando, molto carino. E devi soffiare sulle candeline. Allora, soffia sulle candeline, mio caro. Allora, aggiungi candeline. Dov'è finita lei? Ma veramente, si è volatilizzata? Ma abbiamo poteri per caso? Vai qui. No, non abbiamo poteri, però boh, ha fatto così. Tu soffia, caro, soffia. Si sono baciati, che carini. Dai, Sofia, sì? Vediamo diventare adolescente. 3, 2, 1. Yeee, l'adolescenza! Io gli metterei. Un botanista indipendente, sì, dai. Ci vuole in famiglia. Oppure fanatico dell'aria aperta, anche, non mi dispiaceva. Facciamo fanatico dell'aria aperta, ragazzi. E come tratto, mettiamo. Geloso, lo vedo come sim geloso da adolescente. Vediamo come cresce. Oppalala! Eccolo qui! Ma dai, ma non si vede niente, ma come? Ma no, lui cresce e non si vede nulla, non ci posso credere. Andiamo a vederlo. Modifica sim. No, 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 cambia aspetto, vai. Sembra un bel ragazzolo, eh? Sembra, vediamo. Ed eccolo qui! Sì, sembra carino. Allora, togliamogli tutto. Ah, gli occhi stranissimi, come il padre. Allora, un abito normale? Ce la fai? I capelli così. Oddio, normale, normale mica tanto. Si sta molto bene, vediamo con un'altra pettinatura. Che bellino, ragazzi. Un rubacuori, è cresciuto un rubacuori. Ok, ragazzi, lo lascerei così un po' estivo. E niente, io direi che noi possiamo concludere qui la challenge. Salutiamo tutti i nostri sim per adesso. Li rivedremo comunque in qualche altra prossima challenge o comunque riprenderemo prima o poi la challenge dell'Animal Crossing, magari in una seconda stagione. Quindi noi ci possiamo fermare qua. Mettete un bel like se vi è piaciuto, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, anche al canale di Facebook che vi lascio in descrizione. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!